Dopo aver colpito Cuba, la tempesta tropicale Dalia si dirige ora verso lo stato americano della Florida. Molti residenti sono già stati fatti evacuare dalle zone costiere. Si prevede infatti che possa evolvere in un uragano di categoria 3 o superiore. Il governatore Ron DeSantis ha avvertito che l'impatto sarà significativo, dichiarando lo stato di emergenza in 46 contee. Chiusi tutti gli scali, mentre il presidente Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza liberando fondi federali.